Saranno già usciti un sacco di video al riguardo, ma se avete deciso di aprire il mio, beh, grazie. È arrivato il Google Pixel 9 Pro e in questo video andiamo ad unboxarcelo molto con calma e niente di più. Poi il suo video dedicato arriverà. Quindi, se volete sapere le mie considerazioni, intanto iscrivetevi al canale. Per cominciare, che dirvi? Brava Google, questo box in carta riciclata è bellissimo, mi piace veramente, veramente tanto. Subito il telefono qui a primo impatto. Vediamo, questo è il Pixel 9 Pro, quindi non l'XL, nella colorazione bianca. Sono contento che Google abbia seguito un po' le orme di Apple nel fare un modello top, ma non per forza grosso. Cioè, i due smartphone 9 Pro e 9 Pro XL sono identici, cambia soltanto lo schermo. Quindi brava Google. Allora, andiamo ad unboxarcelo perché sono veramente super super curioso. Eccolo qua. Allora, già vedo una cosa che mi piace: la silhouette del telefono qui stampata in sovraimpressione, che mi piace veramente un botto. Questa scatola è spettacolare davvero. Andiamo ad aprirlo. Eccolo qua, il nostro Pixel 9 Pro. È bellissimo, è incredibile, ragazzi. Mettiamocelo un secondino da parte, poi lo riprendiamo. In confezione troviamo il cavo per la ricarica USB-C, USB-C normalissimo. E poi qui sotto ci stanno i vari manualetti e sicuramente il pin per estrarre la SIM. Ma eccolo qua, vediamo un po'. Non vorrei romperlo per nessuna ragione al mondo. Sì, c'è la spilletta per estrarre la SIM. Ovviamente noi non la useremo perché io ho una eSIM, perciò va benissimo così. Rimettiamo tutto a posto. Ecco qua. E andiamo a vedere il nostro Pixel. Ragazzi, colorazione bianca veramente, veramente bella. Pensavo che il camera bar dava più fastidio, in realtà no, ma andiamo subito ad aprircelo perché sono curiosissimo. Eccolo qua. Bello. Molto, molto, molto bello. Veramente. La costruzione è ottima rispetto al Pixel 8 che ho provato l'anno scorso. Beh, qui siamo veramente su tutt'altro pianeta. Mi piace tantissimo. Questa barra che contiene le fotocamere poi è super sporgente, ma a me piace davvero un botto fatta così. Questo vetro satinato sul retro, la cornice lucida, questa colorazione è bellissimo, cioè è stupendo. Esteticamente è veramente, veramente impeccabile. Ovviamente, però, le sorprese non sono finite qua perché Google ha pensato di mandarmi anche una cover rosa. Rosa. Vabbè, bella, cioè nel senso, per carità, fighissima, anche perché questo periodo sto in fissa con i colori fluo, quindi è molto figa. Però devo sicuramente comprarne anche un'altra perché girare solo con una cover fucsia non mi sembra il caso. Ma anche qua, unboxing molto veloce. Oh, ammazza che colore, ma siamo pazzi. Cioè, ragazzi, è super fucsia, porca miseria, incredibile. Vediamo subito come sta sul telefono. Eccolo qua. È figo, dai. Può piacere, può non piacere, ma chi se ne frega, dai. È veramente molto, molto, molto figo. Sono contento, mi piace un botto. Vabbè, ragazzi, dai, fatemelo configurare, me lo sistemo un attimino e poi torniamo a chiacchierare insieme. Allora, che dirvi, ragazzuoli? Ho provato un po' questo Pixel, l'ho configurato, l'ho settato, devo dire che come un po' tutti gli Android in fase di configurazione, durante il download delle app tende un po' a scaldare, ma poi per il resto non ho più avuto chissà che problemi. Ovviamente va testato, ovviamente è presto per tirare le conclusioni, però mi dispiace che tutte le funzioni fighe che Google ha mostrato durante la presentazione da noi ancora non ci sono. Chissà se arriveranno mai, spero di sì. Ho visto dei miglioramenti importanti nella fotocamera anteriore, adesso è migliorata e la qualità è nettamente superiore rispetto a Pixel 8 e 8 Pro, diciamo. E la cosa che mi fa veramente sorridere è che mi sembra che anche la qualità nelle app di terze parti sia migliorata. Ad esempio, un video messaggio su Telegram, ecco, non fa così schifo, ragazzi, è veramente veramente buono, così come le storie Instagram. Anche le storie Instagram sono abbastanza buone, abbastanza fluide. Con lo zoom non è fluidissimo, ma oh, chi se ne frega, finalmente
mi sembra la strada giusta. Paragonabile a S24 Ultra, forse anche un pelettino meglio. Ad esempio, nei video messaggi Telegram è sicuramente meglio questo Pixel. Nelle storie, diciamo che più o meno sono lì. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto sono stati i video. Ovviamente ho fatto due video in croce, solo per provarli. E devo dire che tanta roba, i colori mi piacciono un sacco, la stabilizzazione con il 5x è incredibile, a volte è troppo scattosa, cioè tu quando ti muovi lui fa un movimento velocissimo e poi frizza l'immagine per stabilizzarla, tutte cose che magari possono essere sistemate via software, ovviamente bisogna aspettare e capire, è troppo presto per tirare le conclusioni adesso, sono veramente contento di questo Pixel. La fotocamera, ragazzi, è la cosa più interessante, è la cosa che uso di più e quella che ho provato adesso maggiormente. Posso dire che anche lo switch tra i vari sensori è abbastanza fluido. La gestione delle luci quando cambiamo il punto di messa a fuoco è veramente, veramente buona. E le foto, ragazzi, mamma mia, le foto sono le classiche in stile Google Pixel, hanno una qualità incredibile, mi piacciono veramente, veramente tanto. Ovviamente potete scegliere se scattare a 12 o 50 megapixel. Io per queste foto ho settato i 50 megapixel, ma probabilmente tornerò ai 12 perché la differenza non è così incredibile. Bello, 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 veramente un bel prodotto. Un po' in stile iPhone, nel senso quando lo prendete in mano vi dà subito quella sensazione, sembra che tutto funziona bene, tutto è bello, tutto è curato, le animazioni, la vibrazione, vabbè, queste cose non ve le sto nemmeno a dire, cioè sono le solite chicche che Google ha sempre inserito nei suoi Pixel e che funzionano da Dio, come il sensore. Il sensore di impronta digitale è una cosa fuori di testa, io non ho mai provato un sensore così veloce e così preciso nel riconoscere l'impronta. È il migliore, lo giuro, che io abbia mai provato. È velocissimo e non sbaglia mai un colpo. La batteria è la cosa che mi entusiasma di più da provare, perché comunque è un corpo piccolino, quasi 5000 mAh per quanto riguarda la batteria. Adesso è troppo presto per dirlo, perché comunque siamo in fase di configurazione, ho scaricato tante applicazioni. È presto per dirlo, però torneremo sicuramente a parlare di questo Pixel 9 Pro. Fatemi sapere se a voi piace, se non piace, perché comunque ho visto che online ci sono dei pareri molto contrastanti. A me, sinceramente, questo design, vi tolgo al volo la cover, fa veramente veramente impazzire. Questa colorazione è stupenda da usare senza cover, è un piacere, bellissimo, veramente non lo potrei descrivere con altri termini, mi piace un botto e le prime impressioni sono veramente più che ottime. Ovviamente occhio al Google Store, non so se anche su Amazon, ma c'è l'extra valutazione, quindi se volete acquistarlo dando indietro un vostro smartphone potete ricevere un'extra valutazione e vi assicuro che si tratta di prezzi veramente interessanti. Vi lascio il link in descrizione, dateci un'occhiata perché promette veramente molto molto bene. Se volete saperne di più, mi raccomando, iscrivetevi perché tra qualche giorno sicuramente ne riparleremo. Lasciate un mi piace per supportare il mio lavoro. Io sono Luca Crocco e ci vediamo al prossimo video. Ciao!